è l'ora della misericordia, anche se scarriamo qualche minuto non importa. E quello che è importante invece è come Gesù suggerisce a Santa Faustina di svolgere la preghiera. Noi conosciamo la coroncina, Gesù dettò anche una novena della misericordia. E in questa novena Gesù suggerisce a Santa Faustina il modo di pregare, che è quello che dobbiamo cercare di apprendere anche noi quando preghiamo, sia per noi stessi che preghiamo quando preghiamo per gli altri. Faccio un esempio. Primo giorno della novena, Gesù chiede alla santa di presentargli delle categorie di persone, bambini, consacrati, peccatori. L'ultimo giorno i tiepidi, quanto è disgustato per i tiepidi. Nel libro dell'Apocalisse il Signore dice: magari tu fossi o caldo o freddo, ma siccome non sei né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Avete sentito? Ah, mi spiace allora. E per esempio nel primo giorno Gesù dice alla santa: oggi conducimi tutta l'umanità. Uno dei principi di fede che dobbiamo apprendere: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità, punto, e non ci sono scuse. E lui in eterno non rinuncia a questa volontà. Noi mettiamo le condizioni, lui non mette condizioni, vuole. Ma questa salvezza dipende dalla nostra accoglienza. Ci sono persone, non vi scandalizzate, che non è che sbagliano, ma di proposito si votano al mare. Purtroppo questa è una cosa molto dolorosa che sta penetrando molto tra i ragazzi. 20 anni fa una ragazza, avrà avuto 16 anni, aveva fatto una sentarella satanica con 3 amici di scuola, si vestivano in quel modo, e il programma qual era? Il principio era questo: perché bisogna fare il bene? Chi l'ha deciso? Noi abbiamo deciso di fare il male. Allora quando nella mattina si alzava, ma le diceva la mamma, parolacce, invettive, era il modo, la regola, fare il contrario. Ci fu un bel lavoro, ma era dura. L'ultima volta fu lei a chiedere aiuto, ma ormai il cervello era partito. Perché l'altro ti invita a fare il contrario di quello che Dio dice. E il cervello deve andare per il verso giusto, non al contrario. Bene, tra parentesi questo. Oggi tra i ragazzi questo è di moda. Salutarsi con invettiva, salutarsi con bestemmie, parolacce. Il discorso è stato in un paese, lunedì prima di Pasqua. Sergio mi raccontava che era stato in un paese ad aiutare un suo collega, e lì c'era un ragazzo, quando arriva un amico lo saluta: è figlio di puttana. E lui risponde: tu figlio di, come stai? Avrò un altro figlio di, e lui dice: ma come, le mamme vostre tutte così sono? No, questo è il nostro modo di salutarci. Questo è il nostro modo di salutarci. Possiamo ridere per una cosa seria, perché c'è l'invito a profanare i comandamenti di Dio per acquistare libertà. Perché Dio dice: non fare questo, non fare quello, non fare quello. L'altro dice: fa quello che ti pare. E allora andiamo da quella parte, che ci fa fare quello che ci pare. Però tanti lo fanno per ignoranza e pensano che sia un divertimento. Con quei ragazzi pensavano di divertirsi così. E dicono: come? Trattate le mamme vostre in quel modo? E lì sono un po'
furono scossi, però normale. Un giorno poi in paese una donna mi chiamò: corri, corri. Corro dove? Vieni sotto il mio balcone, stanno facendo a gara chi bestemmia di più. Come la conquista di una nuova cultura. Bene, escludiamo adesso chi agisce per ignoranza, per ingannato, ma ci sono anche persone invece che hanno la tentazione, come Adamo e Eva, di mettersi al posto di Dio. Quindi fanno delle scelte coscienti e responsabili, pur conoscendo il bene, lo rinnegano. E se vanno all'inferno, dice Sant'Antonio Padre, il Signore neanche lì li lascia in pace. Neanche lì li lascia in pace. Eterna è la sua misericordia. Ma tutti si salvano. Gesù stesso dice, c'è chi rifiuta. Ora, quindi, messo da parte chi può essere ignorante, così, sedotto, ingannato, Dio vuole che la salvezza sia accolta. Lui propone la sua salvezza con tutto l'amore possibile e immaginabile, propone la salvezza. Allora suggerisce a questa santa di parlare in questo modo: oggi conducimi tutta l'umanità, specialmente tutti i peccatori. E questa è la frase che ritorna per tutta la novena: immergili nel mare della mia misericordia. Cioè, non sei tu quello che vuoi salvare, figlio, sono io. Allora affidati alla mia misericordia. Vuoi parlare vuoi pregare per quel figlio che sta sbagliando? Guarda questo mare di misericordia di Gesù e affidati a quel mare, immerge quella persona in quel mare di misericordia. Guarda Gesù che dà la vita, spade il suo sangue per quella persona. La tua fiducia quindi non è la tua insistenza o nelle tue capacità di pregare, ma nella ricchezza di colui che ascolta la preghiera, che è più prima di te e più di te vuole la sua salvezza. Noi non dobbiamo convertire il Signore, noi convertirci a quell'amore. A volte il Signore ci prova. Avete mai sentito quella frase di Madre Speranza, l'ho detta a qualcuno di voi, che durante un'estasi i suoi discepoli la sentono e parla con Gesù e dice: mi dispiace Signore che dopo tanto tempo che insisto per chiederti questa grazia non ti faccia male la testa come a me. C'è una confidenza, no? La testa Veranda è stata una apostola, una profetessa della Divina Misericordia, fatta con la Valenza, ha costruito quel bel santuario a Gesù misericordioso. Noi faremo un pellegrinaggio, non di sabato, questa volta di domenica, il 5 di maggio. Il 5 di maggio, un pullman di 90 persone l'abbiamo già riempito, ma se ci fossero altri, basta saperlo, vediamo di provvedere. Benissimo, per una risposta andiamo appena possibile. Allora, continuando, fratelli, nella coroncina della Divina Misericordia, Gesù cosa ci chiede? Di confidare nella volontà di Dio, di portarci a quello stato di perfezione e di gloria che ha preparato per noi. Ci siamo? Questo teniamolo sempre davanti. Il Signore non ci vuole dare i contentini, la cara Melluccia, no, ci vuole portare alla pienezza della grazia, alla perfezione dell'amore. Vuol farci condividere con Lui la sua gloria eterna e tutto quello che permette in questa vita. Tutto è orientato all'adempimento di questo progetto. Quindi vuoi pregare per un malato? Guarda Gesù che sta amando quel malato, che si prende la sua malattia. Per le sue piaghe siete stati guariti. Ci siamo. Ma questo anche accogliere le nostre cose. Tu hai un disturbo, accoglierlo dalle mani del Signore come una benedizione da parte sua. Non prendere della cattiva sorte, della sfortuna. No, 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 non dobbiamo avere a che fare con la fortuna, ma con Dio misericordioso.
Quindi tutto quello che ci causa, prendiamo dalle mani del Signore, tutto quello che falta in parole d'opera, tutto si compie nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, rendendo per mezzo di Lui grazie al Dio Padre. Colossesi 3,16. La parola di Cristo dimora tra voi abbondantemente, ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali. Vivete nello Spirito di Cristo. Allora abbiamo visto stamattina che come il Signore nella sua infinita misericordia ci dà il perdono delle offese che abbiamo arrecato, vuole prendersi la colpa, non vuole che noi ci autocondanniamo, è venuto per salvarci, dobbiamo obbedirgli. Vedete che serve una conversione anche culturale, mentale, del nostro modo di avvicinarci a Dio. Prima che tu parli ti ho già ascoltato e mentre stai ancora parlando ti ho già esaudito, a dimostrazione che i doni di Dio sono stati preparati da noi per l'eternità. Quindi non lo dobbiamo convertire, però l'insistenza vuole essere manifestazione di fede, cioè non ti scoraggi, cioè vuol dire che veramente ci crede, ma la speranza ci credeva. A ricordare più volte l'atteggiamento di Santa Gemma Galgani, che pregava per un peccatore. Lei, Santa Gemma Galgani, non fece nessun prodigio durante la vita, mentre altre sante hanno fatto miracoli di guarigione. Lei aveva la passione di Gesù, l'estima, eccetera, eccetera. Però quando pregava per i peccatori non falliva mai, otteneva sempre la sua salvezza, la sua conversione. E un giorno pregava per un peccatore piuttosto ingallito e Gesù, per metterla alla prova, continuava a dire: no, la fate troppo grossa, no, questo è troppo cattivo. E lei prega, la dice: Signore, se non mi ascolti tu, lo dico a tua madre. Lo dico a tua madre, vado per le spicce, insomma. Vedete, si sente come che familiarità che avevano col Signore. Dio questo vuole da noi, non la scostumatezza, la familiarità che viene dalla fiducia, dall'abbandono e dalla fede e l'accoglienza della sua misericordia. Allora, se vogliamo recitare la coroncina della Divina Misericordia, lo facciamo anche accompagnandoci con qualche versetto di alcune parole della Scrittura o di qualche santo. Possiamo rimanere? Sì. Riprendiamo brevissimamente quando ho detto stamattina, abbiamo visto la misericordia di Dio comincia dall'eternità, ci comprende e ci conosce dall'eternità. Il Signore non ci fa l'istantanea, ci vede nella storia. Perché io sono diventato così? Perché quello è diventato così? Abbiamo tutti una storia alle spalle. Quando un bambino non è accolto, già nell'atto del concepimento, porta dentro di sé non i ricordi, ma la memoria della freddezza con cui è venuto al mondo. Quando il grembo materno non viene accarezzato, eccetera, eccetera, nasce come uno che viene a dare disturbo. Non ha i ricordi, può avere, ma ha le sensazioni, registrate le sensazioni che restano e che poi filtrano tutto quello che avviene dopo. Ma come facciamo noi a conoscere le storie di tutti? Dio vede. Perciò ci dice: non giudicate nessuno, non sapete mai il perché delle cose. Questo però non vuol dire lasciar perdere tutto, come oggi si tende a fare. Allora ci vuole anche l'ordine, ci vuole anche l'ordine. Bene, quindi Dio ci vede dall'eternità, ci comprende e ci compatisce, cioè se vede che tu sei fuori strada, soffre per te perché ti trovi in quello stato. Non si pone come il giudice che ti deve fare osservare una regola. Fate l'infrazione stradale. L'ho raccontato più volte, quello che mi capita a Roma una volta. Andai con la sorella alta a trovare un medicinale che sembrava che fosse miracoloso e imboccai un senso vietato.
e c'era la stazione dei vigili. Non potevo tornare indietro, che era in curva, e gli faccio il finto tonto. Accosta, accosta. Libretto e patente, la macchina di mio fratello me l'aveva prestato. La patente è scaduta. Come scaduta? Non è che viene, non è scaduta. Si può conciliare? No, 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 no. 160.000 lire di multa e denuncia alla pretura. Ai, ai, ai. Lei dunque si chiama di Corso Fulvio, abita a Firenze. No, abitava a Pescara in via Firenze, ma abita a Mosca per straccio di verbale. Allora, abita a Pescara. No, abitava a Pescara, ma per Mosca. E andata la stessa santa donna, pregava in macchina insieme a Gianni. Allora prende il terzo foglio, lei si chiama e comincia a più avvicinare. Ma si mette a posto e se ne vada. Avevo sbagliato, devo pagare. Dovevo pagare, giustamente. L'ordine va mantenuto. L'ordine, Dio non vuole il disordine. Quindi misericordia non è equivalenza di disordine. Allora fai quello che ti pare. Per questo Dio ci dà i comandamenti, che sono come delle direttive per dire cammina per questa strada, ma non sono il termine del suo giudizio. Il suo giudizio è la sua misericordia. Come per il genitore dà delle direttive ai figli, ma perché li ama, non per mantenere una legge, ma per il loro bene. Quindi Dio ci prende l'eternità, ci compatisce se siamo nella sofferenza, poi ci usa misericordia, e la misericordia prima di tutto comprende il perdono. Dio ci ha perdonato dall'eternità. Prima che tu chieda perdono l'ha già fatto. Secondo, Dio vuole che noi gli diamo la nostra colpa, la colpevolezza. Quando l'assassino accoglie Gesù Cristo nella sua vita, torna innocente. Non perché non ha commesso il delitto, perché Dio si prende la colpa. Lui si prende la colpa e paga per noi. Gesù Cristo paga il peccato, lo paga con il suo sangue sulla croce. Ma è quello che Gesù vuole da ciascuno di noi, che gli diamo la colpa. Che non accettiamo solo di essere perdonati, ma che facciamo ricadere su di lui il male che abbiamo fatto, naturalmente accompagnato da pentimento, chiaro. Poi nella parentesi, se qualcuno vuole confessarsi, prendendo l'ascensore al primo piano c'è il Don Italo che è disponibile per qualche tempo per confessare. Se qualcuno volesse approfittarne, prendete l'ascensore al primo piano, appena uscire l'ascensore a destra, e lì c'è Don Italo che confessa. Quindi Gesù vuole la colpa. Terzo, fa comunione con noi, cioè ci dona lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la comunione che Dio fa con lui, ci fa fare con lui, ci comunica il suo spirito, la sua vita. Dio è Spirito Santo, è comunione, è vita d'amore. E lo vedremo oggi, la prima lettura, i primi cristiani vivevano in questo spirito di comunione. Ora però la condizione per ricevere lo Spirito Santo, la condizione, è accettare che Gesù si prende il nostro peccato. Se noi conserviamo la colpa, rimaniamo legati a Satana che domina su di noi con sensi di colpa. Gesù è venuto a liberarci. Tante persone che si sentono vessate da Satana, tante persone che si sentono vessate da Satana, perseguitate, eccetera, spesso si sciolgono, si liberano quando accettano di essere perdonati. Accettano la liberazione della colpa, o per loro stesso perdonano chi ha fatto loro del male. Perché il senso di colpa è uno dei legami che Satana usa per tenerci schiavi. E quindi ci accompagna tutta la vita, rinfacciandoci quello che abbiamo fatto. No,
io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Sono le parole del Signore per bocca del profeta Geremia. Io perdonerò la loro iniquità. E se non l'abbiamo fatto, siamo chiamati a farlo e a ripeterlo, a rinnovarlo, fino a che diventa cosciente della nostra coscienza. Naturalmente ci aiutiamo con la preghiera, i sacramenti, la parola di Dio, sono tutti i mezzi che Dio ci dà per entrare in questa libertà di spirito. Quindi la misericordia di Dio, perdono, giustificazione, santificazione, battezzati nello Spirito Santo. E San Giovanni ci diceva, lo risentiremo oggi alla messa, tre gli rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue. E la preghiera che la Chiesa ci fa fare oggi, alla messa, Signore, fa che comprendiamo l'inestimabile valore del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha santificati e del sangue che ci ha redenti. Vedete che questa è vita della Chiesa. Ora, nel cammino di fede, noi dobbiamo percorrere questa via e rinnovarla, ribadirla, fino a che ci immedesimiamo in questo spirito di fede. Ora, abbiamo toccato poco fa uno dei problemi della giustizia di Dio. Il problema della giustizia di Dio. Perché? È perché noi siamo abituati a vederlo sotto quell'aspetto, cioè Dio che è giusto e quindi giudica e condanna. Se una cosa è storta, se non ti dirà mai è dritto. Se una cosa è peccato, non ti dirà mai una cosa buona. Dio non può smentire se stesso. Ma come fa giustizia? Salvando l'uomo. E che prezzo paga per salvarlo? Il sangue di Gesù sulla croce, cioè con la vita. Ecco la giustizia di Dio. Dio fa giustizia salvando, ma il peccatore accetta sempre, anche se non accetta. Dio lo ama, come ci ricorda Sant'Antonio di Padova. Dio ama il peccatore anche all'inferno. L'operatore ha scelto la dannazione, ma neanche allora Dio lo abbandona, perché eterna è. E allora, ecco la giustizia di Dio, consiste nell'operare per condurci a quello stato di perfezione. Perfezione nell'amore, perfezione nella misericordia, perfezione nella santità. Tutti siamo chiamati a quello stadio. Se non si realizza questo nell'arco di questa vita terrena, anche dopo la morte, Dio continua a operare in questa direzione. Ecco perché nella Chiesa è valsa durante la storia la pratica della preghiera per i defunti. Uno non è arrivato alla finestra della salvezza in questa vita, anche dopo la morte Dio continua a operare, cominciando dal bambino non nato, che non viene lasciato in quello stato. Il nostro Dio non è il Dio dei disperati, è il Dio della speranza. C'è sempre speranza. Questo ce lo insegna Papa Benedetto XVI, una stupenda enciclica, Spe Salvi, dove lui stesso parla, dal capitolo 41 in poi, che noi dobbiamo avere speranza anche per dopo la morte, sia per noi che per gli altri, perché eterna è. E ricordiamo ancora quella che abbiamo citato stamattina, il caso del ricco e pulone. La parabola di Gesù, il ricco pulone muore e va in un luogo di pena, ma grida, dice Papa Benedetto, ma perché grida? Perché sa che c'è ancora speranza. Perché secondo, lo spiega dalla motivazione, secondo un'antica tradizione ebraica,
tra morte e giudizio universale c'è ancora tempo di speranza. Dio continua ad operare. Però l'anima non si può salvare da sé, ha bisogno di essere salvata. Tu da lì non puoi passare di qua, ma Dio può farle, Gesù lo può fare e lo fa. Ecco perché noi preghiamo per i defunti. Per cui abbiamo dei parenti, amici, preghiamo, ma preghiamo anche per quelle anime abbandonate. Che ci sono persone per le quali nessuno mai prega, o perché sono state abbandonate a se stesse. Dio vuole, questo si chiama virtù della pietà, è un dono dello Spirito Santo. La pietas è quella tenerezza misericordiosa verso chi soffre. Quindi il bambino nato deve ricevere quell'amore che non ha avuto. Quanta gente è passata sopra questa terra senza aver mai avuto un gesto di misericordia, di amore? E Dio è ingiusto, chi ha tanto e chi niente? Sarebbe giusto questo? No? Dio supplisce, vuole che tutti arrivino a quello stadio di salvezza. Ecco allora, la preghiera delle preghiere è la Santa Messa, dove la Chiesa offre il sacrificio di Gesù a Dio Padre per i vivi e per i defunti. E tante anime arrivano a salvezza dopo che abbiamo pregato per loro. Ci sono delle anime che hanno questo dono. Per esempio, Renato Saievolo si sentiva sommersa dalla richiesta di anime che andavano da lei a chiedere aiuto. Maria Simma è stato molto famoso. Poi Padre Pio diceva che le anime che gli andavano a chiedere aiuto erano molto più numerose dei pellegrini che riceveva, erano più morti che chiedevano le sue preghiere che i vivi. E cioè, hanno scritto ultimamente anche dei libri raccogliendo tantissime testimonianze di questo tipo, ma anche oggi ci sono tante anime che hanno questo dono, cioè ed intercedere per loro, ma si manifestano e tante volte hanno anche la loro identità. A me è successo più di una volta che qualcuno mi ha detto: è venuta un'anima così e così che tu conosci. E infatti la conoscevo, ho persone che conoscevo bene. Perché? Perché appunto il Signore dà questa grazia anche al di là di questa vita. Non so se è chiaro questo. Dico di più, la messa viene dalla Chiesa, viene celebrata la domenica, ma viene celebrata anche nei giorni feriali. Nella storia della Chiesa la messa feriale è nata proprio per pregare per i defunti, perché una volta si celebrava l'Eucaristia solo di domenica nei primi secoli, poi è nata questa esigenza di pregare per i defunti, allora anche la messa quotidiana è stata appunto introdotta questa abitudine nella Chiesa proprio in vista di questa esigenza di pregare, offrire il sacrificio di Gesù per le anime dei defunti perché siano purificate, liberate e salvate. Poi stamattina ci siamo fermati su un altro aspetto importante, sulla fedeltà del Signore nei nostri riguardi, perché sappiamo che Gesù ci ha giustificati, allora io non dovrei più sbagliare, ma per il fatto che tu ti sei convertito con la mente, ti sei convertito col cuore, ma lo stomaco non si è convertito. E se tu eri abituato a alzare il gomito, non è che questo sia guarito, chiaro? Come per esempio le passioni, mica sono guarite. Allora, trovandoci ancora soggetti a manifestazioni peccaminose, noi siamo portati a dubitare che Dio ci abbia salvati. No, la fede ci dice che Dio ti ha salvato, anche se al momento hai i nervi tesi, anche se al momento ti scappa la pazienza, anche se al momento la mente gira dove non dovrebbe girare,
anche se ti vengono certi desideri che non vorresti. Non che vadano approvate queste cose. Dio non ti abbandona perché tu ti trovi in quello stato. Perché nel piano di Dio la tua liberazione è già stato realizzato. Ricordate il cinese? A chi devo credere? Alla febbre? O devo credere alla tua parola, Signore? Devo credere alla tua parola. Così sulla croce di Gesù, Dio ha detto, ti ho salvato, ma io perdo ancora la pazienza. C'ho ancora i sospetti verso gli altri. E via dicendo, allora non sono salvato. Nella mente tu servi Dio. Ricordate le parole di San Paolo. Io con la mia mente servo Dio, ma con la mia carne sono dominata ancora dal peccato. Non sono ancora guarito dalle conseguenze del peccato della mia carne. Ecco le passioni, la sensualità e via dicendo. Beh, io mi sento ancora queste forze dentro di me, ma in Dio sei già salvato. Ma camminando nella fede, giorno per giorno vedrai scomparire queste cose. Ma nella mente di Dio, nei piani di Dio, è già avvenuto. Se avrete fede di aver già ottenuto, vi sarà dato. Lo vogliamo ripetere? Se avrete fede di aver già ottenuto, vi sarà dato. Anche se è il momento. Ci siamo? Ma devo guardare alla promessa di Dio e all'opera di Dio. Ecco allora, non ci, e poi abbiamo visto stamattina che la salvezza è opera che Dio compie, non è opera che compiamo noi. Ora, terzo punto, abbiamo rimandato brevemente a questo pomeriggio, il Signore ci dà il dono dello Spirito Santo. Da sempre nella Chiesa, quando si celebravano i battesimi, dopo il battesimo, si pregava per l'effusione dello Spirito Santo. L'ottavo capitolo degli Atti degli Apostoli ricorda che diversi samaritani, sentendo la predicazione dell'Apostolo Filippo, si erano convertiti ed erano stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Gli Apostoli di Gerusalemme, sentendo che i samaritani avevano accolto la parola, mandarono Pietro e Giovanni ad imporre le mani perché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Ora nel battesimo si esalta la purificazione dal peccato, benché si riceva lo Spirito. Allora gli apostoli imponevano le mani dopo il battesimo perché i battezzati ricevessero il dono dello Spirito Santo. Cioè ma il dono ce l'abbiamo tutti. Il dono. Chiunque è battezzato ha ricevuto il dono. Ma noi non abbiamo bisogno soltanto del dono, ma anche della sua manifestazione. Cioè lo Spirito Santo deve venire fuori, deve agire, deve operare. Ecco allora i carismi dello Spirito. Innanzitutto i doni dello Spirito Santo, che sono 7: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore del Signore. Preciso meglio, anticamente, quando si amministravano i battesimi, il battezzando prima rinnegava Satana, rinnegava il peccato, poi scendeva nella vasca battesimale scendendo per 7 gradini, che significava che lui si battezzava rinnegando i 7 visi capitali. Ve li ricordate? No, per non farvi sbagliare ve li ricordo io. Così se ne è attaccato qualcuno addosso fa tanto tempo: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. Il battezzando veniva immerso 3 volte nell'acqua nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, poi risaliva dalla vasca, se c'era spazio, se non risaliva per gli stessi gradini, per altri 7 gradini. Che volevano significare i 7 doni dello Spirito Santo che ci devono accompagnare tutta la vita per vivere da cristiani: sapienza,
intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Vogliamo ripetere? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Quindi si rinnegava il peccato rinnegando i sette vizi capitali e si risaliva attraverso i sette doni dello Spirito Santo, perché per vivere da cristiani abbiamo bisogno dello Spirito Santo, lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Ora, figura dello Spirito Santo è l'olio. Il mercoledì santo qui a Pescara facciamo la messa crismale il mercoledì santo. Il vescovo ha consacrato l'olio per pregare per gli ammalati, l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e il crisma, un olio profumato. Infatti il vescovo ha una bella bottiglia di profumo, l'ha mescolato bene, così può. E anticamente quando si facevano le crismazioni non è che si prendeva un po' d'olio, si faceva così, si prendeva un corno pieno d'olio e lo si faceva volare, e come olio che scende sulla barba di Aaron, sul collo delle sue vesti. Allora veramente ma si vede più, no? Come una robetta lì. Beh, se preferite possiamo farlo qualche volta. Va bene. L'importante è l'unzione, se è veramente unto, e profumi. Bene, questo olio del crisma è figura dello Spirito Santo, perché l'olio lascia il segno. Lo Spirito Santo quando ci tocca lascia il segno. Tu puoi ancora essere tentato, ma ti accorgi che c'è qualcosa che ti tira dall'altra parte. L'unzione dello Spirito. E questa unzione dello Spirito tante volte dà a chi lo riceve comprensione della parola di Dio. Ci si apre come un mondo, dono della preghiera, il bisogno di amare, il bisogno di vivere santamente, ma ti dà anche delle potenze per agire. La fatica non viene tolta, ma il Signore con lo Spirito ti fa superare le difficoltà. Per esempio, sono persone che hanno un grande dono di guarigione quando impongono le mani, ma non sto parlando di grandi santi, sto parlando anche di gente di famiglia che impongono le mani e si vedono i segni. Noi abbiamo avuto la sorella Anna, ha avuto tante di queste manifestazioni. A volte pregavo per tutti, ma non ho fatto pregare personalmente, si vedevano i segni, i cambiamenti. Il dono per esempio di saper discernere lo spirito, cioè, ma questa manifestazione è da Dio o dall'avversario? È che discernimento, la potenza anche di cacciare gli spiriti del male, quello di confortare, il dono della profezia. Una volta andai a Roma, poi ho saputo che hanno fondato un'associazione a nome di questa persona. Ebbe una discussione con una donna che conoscevo come una donna privilegiata e io non ero molto d'accordo con quello che lei diceva, vedevo che non era al corrente di certe cose. A un certo punto mi fa: quel che ti dico adesso non è roba mia, e mi fece un discorso dove parlava di me, di certe cose che mi riguardavano che lei non sapeva. Il Signore dà questi doni per aiutare a camminare. Ora, questi doni dello Spirito Santo che noi chiamiamo carismi non sono per il vantaggio della persona, ma per mettere al servizio della comunità. San Paolo dice per edificare la comunità. Allora nella comunità uno viene dato il dono di saper comandare, dirigere, e non tutti sappiamo dirigere. Io per esempio non sono uno di quelli, preferisco che dirigo qualcun altro se possibile. E c'è chi ha il dono di servire. Il dono più grande, dice San Paolo, è l'amore, il dono della carità, mettere la propria vita al servizio degli altri. Ma poi c'è il dono, per esempio, di conoscenza, cioè Dio ti rivela quello che lui sta per fare, e avviene come dice.
il dono della profezia, parlare nel suo nome. Così il genitore deve educare i figli, ma ascolti lo Spirito Santo in sé e dica le parole che lo Spirito Santo ispiri. E lo Spirito Santo ispira secondo le cose, secondo Dio. Anche così abbiamo visto il dono di guarigione, il dono della profezia, il dono del discernimento, il dono di cacciare i demoni, il dono di fare miracoli. C'è chi ha il dono di fare miracoli, ma con questo non vuol dire che è più santo di un altro, perché ciò che fa la santità non è il miracolo, ma l'amore. L'amore, il dono dell'amore. E tutti siamo chiamati ad amare. Perciò San Paolo nel 13° capitolo della prima lettera ai Corinti dice: tendete ai carismi più grandi e io vi insegno una via migliore di tutte. E dice qual è? Il dono della carità. La carità tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Non giudica la carità, non condanna la carità. E via dicendo, la carità è lo Spirito di Dio che è amore. E questo è il carisma più grande. Ma come riceviamo noi oggi il dono dello Spirito Santo? Prima di tutto lo riceviamo attraverso la fede nella parola, quando accettiamo che Dio ci parli alla vita. Ci apriamo allo Spirito di Dio attraverso la preghiera, attraverso il cammino fraterno di comunione col prossimo, attraverso la pratica dei sacramenti. Ma il Signore ci dà anche il dono dello Spirito Santo attraverso la preghiera dei fratelli, che pregando su di noi invocano lo Spirito di Dio. Io ho incontrato, sono stato amico per anni di un grande carismatico americano, padre Robert Farisi. Lui aveva militato nell'esercito americano, ma anche lui era abituato a alzare il gomito. Poi andò a Fatima e la Madonna acchiappò per le orecchie, dette una stretticata, e lui lasciò l'esercito e si fece gesuita. E quando raccontava la sua storia, diceva scherzando: non so se io fossi stato il più cattivo dei marines americani, perché non li conoscevo tutti, quindi non mi potevo confrontare con tutti, ma certamente diceva così così. Poi si fece prete gesuita e insegnava spiritualità all'Università Gregoriana a Roma. Nel 75, quando avevamo la messa col Papa Paolo VI, uscendo fuori sotto il colonnato di San Pietro, alcuni carismatici americani pregarono per lui, gli imposero le mani e lui raccontava che come se era inginocchiato così si era alzato. Però nel giorno seguente si accorse che la preghiera gli veniva spontanea, che aveva ricevuto dei doni dallo Spirito Santo. Lui per esempio aveva questo dono di conoscenza. La prima volta che lo incontrai nel 78 a Pescara in comunità, e lui disse: io ho pregato per questa comunità, in preghiera ho visto questo e questo e questo. Ci disse quello che lui ha visto in preghiera, che era la verità, ma non ci conosceva. Sì, ci eravamo incontrati a Roma così nel 75, nel 76, però non c'era una relazione costante, e lui parlava della nostra comunità come se l'avesse conosciuta da tempo. Così quando pregava la gente aveva questo dono di conoscenza, Dio le rivelava come stavano le cose, magari rivelava qualche segreto che uno aveva nel cuore per liberarlo, sempre per liberarlo, non per curiosare. E anche il dono di guarigione, e annunciava per esempio che se noi sta guarendo delle persone così e così. Anche la nostra sorella Alda aveva questo dono, quando pregava per gli ammalati aveva questo dono. Il Signore le manifestava quello che stava facendo. Il 2 agosto, quando abbiamo celebrato il 6° anniversario della sua morte qui, venne un fratello a fare la comunione e disse: perché non dai una testimonianza della guarigione che hai avuto? Lui aveva perso la vista, un occhio, all'età di 3 mesi, perché aveva subito un intervento, meglio un trattamento di antibiotici che gli aveva provocato una lesione all'occhio. Quindi lui dall'età di 3 mesi non vedeva quell'occhio,
E quando partecipò all'incontro di preghiera, la sorella disse: il Signore sta guarendo le persone che hanno difficoltà a vedere. E tre giorni dopo lui venne e mi disse: adesso se mi copro l'occhio buono posso vedere con quello che era stato cieco, posso guidare con quest'occhio qui che ci vedo. Però quel giorno, quando gli chiesi di fare la testimonianza, raccontò che il suo oculista gli diceva che lui prima non poteva vedere perché aveva una lesione oculare all'occhio, e gli chiedeva: ma come fai a vedere? Perché la lesione ce l'hai ancora, non sei guarita. E come ci vedi? E lui è tutto felice: io la lesione ce l'ho ancora, ma vedo. Ci siamo. Ci sono persone che hanno da Dio questo dono di pregare, altre hanno manifestazione. In ogni modo, fratelli, quando Gesù viene col suo Santo Spirito, si insede nella tua vita, sa lui quel che deve fare di te, d'accordo? Non fate dei programmi, però il Signore ci invita a pregare secondo lo Spirito. In che modo si prega secondo lo Spirito? Abbandonandosi all'amore di Dio, senza fargli troppi discorsi, abbandonando a prendere il cuore, abbandonandosi a Lui. Per questo che nei gruppi carismatici si usa, per esempio, la preghiera in lingue, pure canto in lingue. Sant'Agostino, in una lettura che noi sacerdoti facciamo il 22 di novembre, festa di Santa Cecilia, spiega questo dono in questo modo. Dice: quando tu vai a mietere il grano, cominci a cantare per non avere col mazzolino di fiori e via. Però quando vedi che i covoni abbondano, che il lavoro volge a terra e c'è l'abbondanza, non canti più qualcosa. Non dici più concetti e parole, tiri fuori quello che sta. È quella preghiera nello Spirito, pregare con la vita. Apri la vita a Dio. E lo Spirito Santo interviene a secondo, a me capita tante volte, di dover pregare per le persone che non ci ho capito niente. Anzi, tante volte è proprio tabula rasa. Allora, prego dentro di me, prego in lingua. Signore, io non capisco, ma tu stai capendo. Allora viene fuori quella parola, quella cosa che illumina tutto. Magari per un'ora non hai capito niente. Poi basta quella cosa che Dio ti fa luce. È così. La preghiera è in spirito, aprire l'anima. Ora, anche quando voi pregate personalmente, individualmente, usate quella preghiera davanti al Signore, aprite l'anima, senza prendere tanti i salmi, prendete le preghiere, respirate, ma però quando sentite che Dio vi parla dentro, non smettete di pregare, ascoltate quello che Dio vi fa sentire dentro. Ci siamo? Qualcuno, anzi tanti, si fanno lo scrupolo che se stanno dicendo il rosario devono dire tutto 50 Ave Maria, se no non vale. E come Santa Gemma Galgani aveva un padre spirituale che non la capiva e gli diceva: tu devi pregare come una principiante, una che sta imparando adesso a pregare. È una mistica, Gesù che si manifestava non aveva bisogno di tanti libretti. Vabbè. Ma il suo padre spirituale dice: no, tu devi pregare come una principiante. Allora lei si mette a pregare e Gesù gli diceva: Gesù, vattene, se non mi fai disobbedire al confessore. La sua semplicità, vattene Signore, che doveva fare la principia quando il cuore era immerso in quello di Gesù, era una santa, e poi è stata fatta canonizzata. Vattene Signore, se non mi fai disobbedire. Dove imparare a pregare col cuore, aprire l'anima. Allora tu metti davanti un crocifisso, guarda se ti sta amando e apri il cuore. Non c'è bisogno che dica tante cose. Se non hai ispirazione, allora ti aiuti
una preghiera scritta, spiego. Ma se il cuore parla e Dio ti parla dentro, è un ordine, chiudi il libro e ascolta. Lascia che Dio ti parli dentro, ascolta quello che ti dice. E se no non ti fa discorsi, ti dà una luce. Magari ti illumina una cosa che non hai mai capito e ti si fa chiaro, ti si apre l'anima. Magari certe difficoltà si superano, certi dubbi svaniscono, si crea una certezza. La preghiera nello spirito. Quindi San Giude dice: pregate con ogni pregate sempre, pregate nello spirito. Così San Paolo: pregate nello spirito, cioè aprite l'anima al Signore. Ora, noi oggi vogliamo fare anche una preghierina per gli altri, ma siccome siamo un po' tardini, allora adesso invochiamo lo Spirito Santo. Fa parte della misericordia di Dio, è la misericordia di Dio. E invochiamo lo Spirito Santo non su noi stessi, su chi ci sta vicino, su tutti gli altri fratelli. Chiediamo al Signore che porti a compimento la promessa della sua misericordia. Tre gli rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. Lo Spirito è la verità. Allora ci alziamo in piedi e apriamo il cuore a Gesù. Cacciate via tutti i pensieri, cacciate via tutte le preoccupazioni. Se avete debiti da pagare, fino a che non tornate a casa non ci pensate. Lasciamo che qualcun altro pensi, ma ci rimetta soprattutto quegli altri debiti che abbiamo dentro di noi. Diciamo: grazie Signore, grazie. I miei debiti me li hai condonati. Grazie Signore. Mi è rimasto un debito solo, quello di dirti grazie, e non smetterò mai di ringraziarti, perché grande è la tua misericordia. E tu mi tratti non secondo i miei meriti, ma secondo la tua misericordia. E ti ringrazio, Signore, per la vita nuova che mi stai donando. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore Gesù, la mia vita ti appartiene. Per intercessione della tua Santa Madre, voglio rinnovare oggi i voti del mio battesimo. Voglio rinnegare ogni forma di peccato. Rinnego ogni forma di male. Per accogliere te. Vieni nella mia vita, Signore. Vieni nel mio cuore. Prendi dimora in me. Non come un ospite. Dimora in me stabilmente. Tu vieni a vivere in comunione con me. Fai comunione nel tuo Santo Spirito. E mi avvolgi nella tua benevolenza. Grazie Signore, lode e gloria a te Signore. Signore Gesù, scendi oggi con la potenza del tuo Santo Spirito nella vita dei miei familiari, nella vita dei miei cari, dei miei amici, dei fratelli di fede. Vieni Signore Gesù, manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Vieni Spirito Santo, tu già vivi dentro di me, manifesta la tua presenza, abbatti tutte le mie resistenze, tutti gli ostacoli. Vieni Spirito Santo, sulla parola di Gesù, io credo che tu sei presente nella mia vita, anche se sono stato fragile. Tu mi stai amando e mi stai consacrando a Gesù, come al mio Signore, al mio Salvatore. Spirito Santo, rinnova la mia famiglia, rinnova la mia Chiesa,
Rinnova la nostra società. Rinnova la nostra società. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Tu sei stato promesso dal Padre. Ti sei donato a noi. Per mezzo di Gesù Cristo. Che ha preso su di sé. I miei peccati, le mie colpe, le mie sofferenze, le mie malattie, si è addossati i miei dolori, il castigo che mi dà salvezza, si è abbattuto su di lui per le sue sante piaghe, sono stato guarito. Gloria a te, Spirito Santo, inonda la mia vita, rivelami l'amore di Gesù, l'amore del Padre, Spirito Santo, spalanca il mio cuore all'amore dei miei fratelli, specialmente per quelli più bisognosi, bisognosi di perdono, di misericordia, di aiuto, di sostegno, di carità. Vieni Spirito Santo, Spirito di Dio, scendi su questi miei fratelli che sono al mio fianco, inondali della tua presenza, fanne creature nuove. Vieni Spirito Santo, inonda la terra della tua presenza, accende il fuoco dell'amore, donaci la tua luce, la tua potenza, la tua grazia. Spirito Santo, tu sei la potenza di Dio, tutto è sottomesso a te, per la tua potenza piega le mie resistenze e le resistenze di tutti e inondaci della tua grazia. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, amen, alleluia, alleluia. Gloria a te Signore. Manda il tuo Spirito. Signore,
Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. Lodiamo il Signore, non pensiamo ad altro, guardiamo Gesù. Apriamo la bocca, lasciamo che la bocca proclami le lodi di Dio. Diviamo la sala. Saranno graditi al mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Amen. Continuiamo a rimanere raccolti, non facciamo preghiera adesso, semplicemente se abbiamo qualche parola nel cuore proclamiamola ad alta voce. Signore mio pastore, non manco di nulla. Amen. Tu sei prezioso ai miei occhi, ora ti ho delineato. Gloria a te. Amen. Beato tu il cuore perché mi dà con te. Amen. Io sono la mia verità e la vita, che è il mio più largo tempo. Amen. Gloria a te. Dio è amore. Dio perdono, Dio la nostra salvezza. Amen. Il tornello giusto che stai a praticare gli oppressi e io vi ritornerò. Amen. Ti atterrerò con acqua pura e tu sarai purificato. Amen. La tua parola è verità. Amen. Io sono la via, la verità e la vita. Amen. Signore, una luce di mio cuore. Amen. Sono l'amore di te e l'amore come l'amore di Dio. Amen. Eterna è la mia misericordia. Amen. Fate quello che vi dirà. Amen. Io sono la vita e voi tracci. Chi rimane attaccato a me porterà molti frutti. Amen. Amen. Io mi amo di un amore eterno, mi basti il mio amore per il tutto. Solo tu hai parola di vita eterna. Amen. E c'è una parola profetica dalla lettera di San Paolo di Efesini dove dice: in Gesù tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Allora dite al vostro vicino: tu sei abitazione di Dio. Tu sei abitazione di Dio. Di
Dio dimora in te. Dio dimora in te. Tu sei Tempio Santo di Dio. Tu sei Tempio Santo di Dio. Amen. 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 Alleluia. Dio. Gesù è Dio e misericordia. E misericordia. Lui ci salva. Lui ci salva. E ci giustifica. E ci giustifica. Ci santifica. Ci santifica. Col suo spirito. Col suo spirito. Ci fa rinascere. Ci fa vita nuova. A vita nuova. Alleluia. 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 Signore, ci dà una parola, rimanete nel mio amore. Non dimenticate lo Spirito Santo di Dio che vi ha segnato per il giorno della redenzione. E chi fare in mezzo a voi ogni asprezza, animosità, collera, clamore, maldicenza, ogni cattiveria. Siate invece